Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Sarò velocissima perché ne sto approfittando per fare questo video perché Luca in questo momento non è in casa. Siccome mi sta facendo un po' troppi scherzetti, oggi è arrivato il giorno della mia vendetta. Gli faremo sparire la sua amatissima auto. Quindi mi raccomando, mettete subito un pollicino su perché questo sarà uno scherzo epico. Ma prima di iniziare questo scherzo ci tengo a ringraziare D-Bot di Ecovax. E adesso vi faccio vedere che cosa mi è arrivato a casa. Questo è il D-Bot N8 Plus che mi è arrivato a casa, che mi ha inviato Ecovax, ed è il mio nuovo robot per pulire e lavare tutta casa. Finalmente, visto che insomma a me non è che piace così tanto fare le pulizie, ma io penso che un po' a tutti non piaccia fare le pulizie, ci penserà Ecovax con il D-Bot a fare le pulizie di casa. E a proposito di questo, volevo lasciarvi in descrizione il link con cui potete anche voi acquistarlo. Vi faccio vedere come funziona. Questa è l'applicazione di Ecovax. Ho memorizzato il mio robot chiamandolo Lumar e adesso lo faccio partire. Oltre ad aspirare tutto, il D-Bot ha anche un'altra funzione, che è quella di lavare i pavimenti. Questa è la stazione di svuotamento di D-Bot N8 Plus, che si svuota automaticamente quando ho finito il suo ciclo di pulizia. In questo periodo ci sono tantissimi sconti, quindi approfittatene. Ma torniamo a noi. Devo smaltire il cartone di D-Bot che mi è arrivato a casa. Quindi che cosa farò? Andrò giù e gli farò credere di buttare questo cartone, ma in realtà io farò un'altra cosa. Sposterò la sua auto! Yeah! Quando lui arriverà a casa, perché adesso è andato al bar sotto a comprare delle cose da mangiare, io fingerò di andare a buttare lo scatolone nel cartone. Insomma, dico, devo scendere, devo buttare la spazzatura. Vado, butto la spazzatura, prendo le chiavi della macchina e sposto l'auto in un posto lontanissimo. Poi ritornerò, cercherò di fare tutto in breve tempo così lui non si accorgerà di nulla. E intanto lui, quando scenderà, non troverà più la sua macchina, la sua amata macchina, il suo mostro, quello che lui ha più caro, che mai si deve rovinare. Lo rovineremo e lo faremo sparire. Vado a portare questo giù. Che cosa? Il cartone. Vabbè, vado e torno, dai. Eccomi, raga. Ho preso le chiavi. Sto andando dove c'è la macchina di Lu. Ecco la vista. Ta-da! Gliela faremo sparire. Che cattiva. Come si apre? C'ho dei problemi. Ah, ecco. Aperta. Oddio, è troppo alta. Per salire mi devo arrampicare. Oh mamma. La spostiamo in un posto. Oddio, qua devo avvicinare tutto. La spostiamo in un posto lontano, tipo nell'altro quartiere. Comunque così lui non la vedrà. Se mi vedesse guidare la sua macchina senza di lui si sentirebbe male. Allora, le chiavi si mettono qua. E mo qual è? N? R sarà retromarcia. Sì, infatti. Oddio. Oddio, P. Il parcheggio N. No, allora è D. Sì, è D. Ok, gliela metto in un posto lontano. Oddio. Oh mamma. Mi fa caldo, come si apre qua? Sto sudando. Dovessi mai far del male alla sua auto, voi non avete capito? Mi lascia. Gliela sposto qui. Ecco qua. Metto qua. È buono come parcheggio? No. Mi si incazza, se la vede si incazza di brutto. La metto più avanti perché sei in curva. Metti che la tamponano. Di. Ma la N a che cosa serve con le marce? Qua sembra che sto guidando un carro armato. Ho combinato un errore. Cioè, praticamente dobbiamo rispostare l'auto. Ma porca vacca.
Dobbiamo spostare l'auto. Dobbiamo spostare l'auto perché... Dio, non riesco a parlare e fare due cose. Perché qua parcheggi non vanno bene per la mia macchina. Perché sono riservati. Ho sbagliato. Adesso capisco dove metterla. Porca vacca. Cavolina. Cos'è che suona? Oddio, forse sono a riserva. Oddio. Allora, se la metto qua, lui non la deve vedere, non la può vedere, perché è coperta dal ponte. E poi P di parcheggio. Tiro il freno a mano. Ragazzi, una fatica fare questo video, credetemi. Assurda. Gesù, che calore. Quando se ne sarà accorto che manca da tanto tempo? Dobbiamo fare in fretta. Ok. Corriamo subito a casa. Metto questa GoPro direttamente qua sotto. Eccomi qua. Allora, la metto qua, che si confonde con il cassonetto. Adesso salgo su. Ragazzi, lo scherzo sta per arrivare allo suo svolgimento primario. Mettete like e consigliatemi altri scherzi. Adesso vado su in casa. Ci vediamo tra pochissimo. Una roba, poi ho incontrato un vicino sotto che mi ha tenuto a parlare mezz'ora. Dai, andiamo, che c'è il tipo degli infissi che ci sta aspettando. Ti sei vestito? Sì, ma io volevo fare un po' famina. Eh? Ho un po' famina. Ah, ho capito. Tu non hai fame? Sì, sì. Vabbè, dai, mangiamo dopo, se ti devo dire, andiamo. Che devi fare le valigie? Non trovi di fare niente, già. Allora viene quello degli infissi. Sì, però tu a quello degli infissi glielo devi dire che lo deve cambiare, capito? Ho capito, ma cosa devo farci? Dove l'hai messa la macchina? Non era qua. Non mi ricordo. Era qua. Chiamo che mi chiama. Rispondo dopo. È il tipo degli infissi, dobbiamo andare comunque. Ma non è che l'avevi messa da un'altra parte? Dove la metto? Qua era Marta, ieri qua l'abbiamo lasciata. Qua ma no, io non mi ricordo che l'abbiamo lasciata qua, era qua? No, non Luca! Fammi vedere. Non c'è la c***o di macchina. Eh? L'hanno rubata? No, non è vero. No, dai. Vedi, qua non c'è effettivamente. Era qua la macchina. Eh? Era qua la macchina. No, io non ci credo veramente. Chiamo i carabinieri? Che vai a vedere, qua era la macchina, me lo ricordo anch'io, me lo ricordo anch'io, era qua. Ma non è possibile, non è possibile, sotto casa l'hanno rubata. Lu, sì che era qua. Non abbiamo fatto storie ieri, sì, no? Non abbiamo fatto storie ieri. No, ieri è uscito il video, no. Ma come arriviamo nella nuova casa con quello degli infissi? Vabbè, ho capito, gli dici che non ci siamo, ma cioè, non risolvere. Dai, chiama i carabinieri. Non ci credo, sono manco il numero. 112. Ma sei sicuro sicuro che era qua? Sì, ma poi non risponde da nessuna parte, sennò fa tutti i cuori. Ma c'è il satellitare? Magari la recuperiamo, Solo che quelli lì che l'hanno rubata mio padre, poi non si è trovata più la macchina, Lu. Che vale, ma un giorno una ce n'è. Ah, ma però non piangere. Ma chi piange? Sono incazzato nero. No, io vado a vedere di là, magari l'abbiamo lasciata di là. Magari, non so, non è possibile che sparisce la macchina. Luca!
Guarda Lu, forse è qua. È lì, eh? Guarda. Guarda me. È uno scherzo di Marta. Dov'è la macchina? È uno scherzo, Lu. La macchina è lì in fondo, dietro la colonna. Dove c'è il ponte. È uno scherzo, Gu! Te l'ho fatta pagare! Solo te stai ridendo. Non è vero! Ridi, sei su Scherzi di Marta! Tanta, dov'è la macchina? Là, andiamo a prenderla, vai! È lì dietro il ponticello, lontano, lontano! Impressioni a caldo del mio scherzo, ci sei cascato in pieno? No, non ci sono cascato. Sì, ti veniva da piangere? Ma che sì. Piange? Ma chi piange? Tu, eri lì sulla scala che gli veniva da piangere. Ma non mi veniva... Bene raga, se questo scherzo vi è piaciuto mettete un pollicino no, su. No, non fatelo e... raga. Sì, fatelo. E consigliatemi altri scherzi perché nero? Io li faccio, ne faccio pochi ma quelli che faccio vanno tutti in porto. Vero Queen? Che sei stata complice anche tu. Intanto ringrazio ancora Ecovax che mi ha mandato il D-Bot N8 a casa, con cui sto pulendo tutta la casa. Tu zitto. E vi lascio il link nello swipe up se volete acquistarlo anche voi, mi raccomando. Intanto Luca Lattanzio è incazzato nero. Guarda il tuo mosso, da qua si comincia a vedere. Lo vedo. Mi hai fatto spaventare di brutto. E quindi lo scherzo è andato a buon fine. Mettete like, vi aspetto. Ma era inaspettato, cioè stavamo andando a farci i cavoli nostri col tipo degli infissi che ti chiama. Sì. Che ansia mi ha fatto venire. Vabbè, aspetterà. Aspetterà. Vuoi sapere che ho avuto dei problemi con la tua macchina? Guarda che stavi andando contro il muro. Ma sei pazza, guarda qua che cosa hai fatto. La dovevo imboscare bene. Ma dentro il muro sei andata. No, non sono andata dentro il muro, piano piano. Piano piano dentro. Dovevo, se no si vedeva, era grossa, se no si vedeva. Aprimi. Non mi vuole aprire. Ma quanto sei andata vicino col sedile? Dai, tutto mi è spostato. Non è uno scherzo, è un dispetto questo. Hai visto? Sì che l'ho visto. Mio amico. Certo che ti amo. Amore. Non sarà di certo questo scherzo a farmi cambiare idea. Amore. E te ne farò un altro. Ma no.